ragazzi, utilizzando solo una matita e senza l'aiuto dei pennelli, beh, si può. Ho pensato che potesse essere di grande aiuto per molti di voi truccarmi gli occhi senza l'ausilio di alcun pennello. Infatti ho realizzato questo make-up solamente utilizzando le dita. E quindi mi sono truccata creando questo smokey soltanto utilizzando appunto i polpastrelli. Se siete interessate a vedere come ho fatto, vi lascio subito al tutorial. Ho ricreato questo look in ricordo dei tempi andati, praticamente quando ero piccina e non avevo tutti questi pennelli per truccarmi né tutti questi trucchi, quindi utilizzavo soltanto la matita nera e mi ricordo che la sfumavo praticamente con le dita. Quindi ho ripreso il mio vecchio look, cioè quello che utilizzavo sempre per uscire di sera quando appunto ero un po' più piccina. Spero vi piaccia, ma vi lascio subitissimo al video senza farlo durare un'eternità. Fatto dalla base, io uso un primer in silicone, questo è quello di The Ordinary. Metto un po' sulla mano, vedete che è cremoso, questa è la consistenza, e vado a stenderlo dove ho maggior necessità, cioè qui, un po' sulla fronte e sul mento. L'ho utilizzato una sola volta e non mi ha fatto particolarmente impazzire, anzi mi arrossa anche un po' e sinceramente non è un buon segno, eppure non ho una pelle particolarmente sensibile. Anche se il rossore scompare dopo pochissimi secondi, però sicuramente ho provato di meglio. Penso a quello di Benefit, il The Professional, che è sinceramente il miglior primer che io abbia mai provato. Per la base utilizzo il nuovo fondotinta di Yves Rocher. È un fondo liquido, io ce l'ho nella colorazione beige 100. Ne sono uscite davvero tantissime di colorazione, ma in negozio purtroppo avevano una gamma davvero molto ridotta, quindi non c'era una vasta scelta. Lo applico con un pennello. Ha un buon profumo, ma non mi fa particolarmente impazzire come fondotinta, perché dopo pochissimo tempo va a finire nelle rughette anche se fissato, quindi non è un fondotinta a lunga tenuta. Vado a metterne uno strato veramente molto sottile anche sulla palpebra. Piccolo segreto per truccare la fronte: non applicate prodotto sulla fronte, ma andate con la spugnetta o comunque con quello che state utilizzando per applicare il fondotinta, così in maniera scarica, in modo da non portarci troppo prodotto, ma soltanto il prodotto che viene rilasciato dalla spugnetta o dal pennello. Ok, non vado a fare ulteriori strati perché l'effetto stratificato di questo prodotto non mi fa impazzire. Già così, con uno strato molto sottile, finisce nelle rughette, quindi non è sicuramente un fondotinta adatto a fare le seconde e le terze passate. Quindi ve lo consiglio soltanto se avete da coprire veramente poco e volete soltanto dare uniformità al viso. Non è adatto sicuramente a chi vuole un'alta coprenza. Ha una formulazione abbastanza idratante, quindi occhio alle pelli grasse. Lo vedo un fondotinta più adatto a pelli secche, anche se io ho una pelle mista, comunque non mi ha dato particolari problemi, soprattutto se alla base c'è una buona skin care, quindi occhio, perché i fondotinta cambiano la loro resa anche e soprattutto in base al tipo di pelle su cui lo andiamo a mettere. Quindi se voi avete una buona skin care, avete una pelle grassa e riuscite a tenere il sebo sotto controllo, vedrete che anche un fondotinta idratante dovrebbe star su senza dare eccessivi problemi. Stoppo qui la base e vado ad utilizzare un primer. Uso questo di Essence, I Love Stage. Ne applico una piccola quantità perché è un primer che non vuole essere applicato in quantità eccessiva, quindi applico veramente una quantità giusta, vado a tamponarlo in modo da far penetrare bene il prodotto. Ok, adesso vado a prendere la matita nera. Io utilizzo la Tattoo Liner di Maybelline New York, che mi piace tantissimo perché ha una consistenza facilmente sfumabile, molto morbida, quindi per fare questo tipo di make up è veramente l'ideale. Vado a tracciare delle linee non precise perché ovviamente il tutto andrà sfumato. Per fare questo tipo di trucco, mi raccomando, utilizzate una matita dalla sfumabilità
alta, cioè deve essere molto morbida e scrivente, altrimenti sarà più difficile lavorare il prodotto, soprattutto se dobbiamo utilizzare soltanto le dita. A questo punto, anulare, perché è quello più delicato, vado a portare in su il colore, vedete, in questo modo. E vi giuro che questo è il trucco che creavo quando praticamente non avevo pennelli, non ero una super super esperta di make up, non che ora lo sia, però insomma ero molto piccola e non avevo tutti gli strumenti per poter creare un trucco decente e normale, e quindi utilizzavo proprio le dita. Vedete, lo sto portando in su. Ora, una volta arrivate in questa zona, cambiate posizione e portate verso l'interno in modo da non sporcare troppo all'esterno. Quindi fate proprio questo movimento. Continuate a portare il prodotto in su e a sfumarlo. Mi rendo conto che è super difficile adesso che ho davanti a me tantissimi pennelli, non cedere nella tentazione di prendere un pennello e aiutarmi con un pennello, però vi voglio dimostrare che si può fare un trucco, uno smokey eyes fatto bene anche senza l'ausilio di alcuna strumentazione per il make up. Ora, quando devo andare a sfumare bene nell'angolo interno, vado molto lentamente e cerco di sfumare all'interno. Quindi vado all'interno molto delicatamente e cerco di riempire anche l'angolo. Se utilizzate un primer, vedrete che vi risulterà molto più semplice sfumare la matita, però appunto il gioco grande, diciamo così, lo fa proprio la matita in sé, perché appunto deve essere morbida in modo da essere sfumata senza difficoltà anche con le dita. Ok, porto il prodotto anche un po' più su, o anche qui vado ad aggiustare, poi in base ai vostri gusti decidete dove mettere più prodotto e dove no. Qui adesso ci vado con le dita pulite in modo da rimuovere laddove non voglio prodotto. È importantissimo, quando fate uno smokey così bello strong, mettere la matita anche nella rima interna superiore, in modo che non ci sia uno stacco ma che il tutto sia uniforme. Ok, a questo punto, se volete ancora di più intensificare il vostro smokey, andate a fare un'ulteriore passata e sempre con le dita andiamo a portare leggermente in su la matita. In questo caso non arrivo proprio su su, perché appunto voglio intensificare solo questa parte, renderla più scura, quindi non vado sopra, ma mi fermo a questo punto e cerco solo di smussare un po' la linea netta che avevamo creato all'inizio con la matita. Vedete? Questo è il risultato, uno smokey creato solamente con le dita. Vado a fare lo stesso anche di qua, magari mi avvicino con la telecamera e vi faccio vedere più nel dettaglio. Allora, eccomi qui, vediamo se riesco a farvi vedere meglio come fare. Non dovete essere precise, quindi andiamo a fare una linea. Vado a prendere sempre il mio solito anulare e vado, aspettate che altrimenti non mi vedo io, e vado a stendere la matita. Stando sempre attenta, la parte più difficile secondo me è proprio l'angolo interno, perché rischiamo di imbrattare tutto l'angolo e non è un bel vedere, perché appunto la matita è nera e lì di solito ci va un colore chiaro, brillante, che illumini. A questo punto, quando arrivo nell'angolo esterno, faccio questo movimento in modo da portare all'interno e non scrivere dove non voglio. A questo punto guardo dritto allo specchio e vedo dove aggiustare il trucco in modo che i due occhi siano uguali, quindi dove aggiungere, dove sfumare meglio. E questo è il risultato. Se volete potete applicare un po' di correttore sotto l'arcata sopraccigliare. Io non applico nulla, vado semplicemente con questo gel di Essence a fissarle, proprio perché facendo io la tinta non ho bisogno di andarle a riempire, ma sono già belle piene così, solo che vado soltanto a fissarle e a fare in modo che non si spostino con questo gel,
che mi piace perché dà anche un po' di colore, quindi tridimensionalità. Mascara, io applico quello di Lidl, questo ve l'ho fatto vedere all'azione all'interno del video in cui mi sono truccata insieme a voi utilizzando soltanto i trucchi che trovate da Lidl. Questo dà solo un leggero volume alla base, va a intensificare lo sguardo senza allungare le ciglia, quindi è quello che voglio perché dopo vorrei applicare le ciglia finte. Vedete che l'effetto non è allungante, ma solo volumizzante. Quindi è perfetto da utilizzare se avete ciglia abbastanza lunghe e volete applicare i ciuffetti o le ciglia finte. Poiché avendo ciglia abbastanza lunghe, cosa mi succede? Mi succede che spesso le mie ciglia con un mascara estremamente allungante risultano essere più lunghe delle ciglia finte. Quindi evito di utilizzare, quando so di dover applicare delle ciglia finte, mascara estremamente allunganti e questo è perfetto in questo caso. Questo è l'effetto, vedete che c'è solo volume ma poca lunghezza. Ora, mentre aspetto che il mascara si asciughi per poter applicare le ciglia finte, pulisco con un cotton fioc la rima inferiore. Questo è uno step che potete saltare se amate la matita sulla lima inferiore. Io non adoro particolarmente l'effetto che mi dà e non adoro neanche particolarmente l'effetto che mi dà la rima sul bordo, diciamo così, inferiore qui, quindi sotto l'occhio. Perché appunto avendo già un occhio mio abbastanza grande andrei ad ingrandirlo ancora di più. Non adoro né il primo né il secondo effetto. Per questo motivo lascio così, applico soltanto il mascara sulle ciglia inferiori. Prima di applicare il mascara, però, non dimenticate di applicare il correttore, quindi andiamo ad applicare il correttore. Voglio applicare questo correttore di Yves Rocher, anche questo è nuovo, anche se leggermente troppo bianco, forse per me. Stesso discorso, c'era solo questa colorazione. Sì, è decisamente troppo bianco. E allora ne metto una quantità veramente piccola e poi ci vado di anti-age. Questo è il mio correttore preferito, quindi vado ad applicare un po' del mio salvavita da avere assolutamente all'interno del proprio beauty perché salva qualsiasi situazione, è veramente miracoloso ed è un ottimo correttore. Quindi vado ad applicarne un bel po' in questa zona per risaltare ancora di più lo smoky e vado a sfumarlo. Quando sfumate il correttore non vi avvicinate troppo all'occhio, diciamo così, ma restate sempre un po' più giù, anzi trascinatelo in questo modo picchiettandolo verso il basso. Ne applico un po' anche all'interno qui per illuminare. Vado a pulire in questo modo, applicando il correttore in questa zona, così sfumando un pochettino la matita, vedete che si crea questa sfumatura che non mi dispiace, quindi ci vado un po' di correttore. Attenzione a non prendere il nero di questa zona e portarla poi giù, quindi questo deve essere l'ultimo step da fare in fase di applicazione di correttore. Cipria, utilizzo questa di Essence che è veramente distrutta, ma mi è piaciuta un sacco, ne prelevo un po'. Io non sono una grande amante della cipria, però in questo caso bisogna per forza fissare il tutto, soprattutto se utilizziamo un fondotinta che sappiamo poi essere un fondotinta che può finire in giro nelle rughette, quindi in questo caso vado, anche se con uno strato molto sottile, ma vado a fissare il tutto. Ok, facciamo un leggero contouring, veramente molto 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 leggero. Sapete che non sono un amante del contouring strong, uso la Bahama Mama che è una delle mie terre preferite. Vado veramente molto leggera in questa zona, lo porto giù. Mi raccomando di utilizzare questa tecnica, ovvero applicare le polveri facendo movimenti circolari, in questo modo diffondete il prodotto senza avere stacchinetti. Con un pennellino molto più piccolo, questo è praticamente utilizzato da tutto il web, da tutto il mondo per effettuare sfumature all'interno della piega dell'occhio. Io lo utilizzerò
con pochissimo prodotto per fare un leggero contouring al naso per farlo sembrare più assottigliato. Blush, utilizzo questo di NYX. Come applicare al meglio il blush? Sorridete, vedete che si alza praticamente la guancia e applicate il blush in quella zona. Cercate di fondere il più possibile il blush con il bronzer in modo da non risultare due cose distinte e separate e fare effetto bruttissimo, molto finto, molto fake. Proprio come create le perfette sfumature degli occhi quando si inizia da un colore e si finisce nell'altro, così deve essere anche per bronzer e blush. Quindi non vogliamo stacchinetti, ma deve sembrare un unico colore che va poi a diffondersi e a finire in un altro colore. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Applico un leggero strato di terra anche in questa zona. Come avete visto, non applico l'illuminante, non è un prodotto che mi fa super impazzire, soprattutto se dovete creare un look non per essere fotografato, quindi dal vivo fa effetto molto fake e quindi io tendo sempre a non utilizzarlo, a meno che non debba scattare delle foto o comunque non debba partecipare ad un evento dove so che ci sono luci sparate a destra e a manca ed è sera, quindi in quel caso ne applico una piccolissima quantità sugli zigomi. In questo caso voglio lasciare il trucco così, quindi non applicherò illuminante. L'unica cosa che voglio fare è applicare le ciglia finte, quindi applico qualche ciuffetto di ciglia finte e torno. Ok, ho applicato dei ciuffetti di ciglia finte in modo che il tutto risulti molto naturale. Infatti sono andata soltanto ad infoltire un po' le mie ciglia senza allungarle o stravolgere eccessivamente il make-up. Questo è l'effetto che più adoro delle ciglia finte perché appunto non sembra che ci sono, ma in realtà ci sono e mi hanno aiutata ad intensificare lo sguardo. Adesso, ultimo step, ma super importante, vado ad applicare il mascara anche sulle ciglia inferiori. Sulle labbra devo dire che sono molto indecisa, non so se applicare il mio lipstick in assoluto preferito al mondo, proprio questo di Jeffree Star, che si chiama Celebrity Skin. Devo dire che i rossetti liquidi di Jeffree Star sono i rossetti liquidi che io adoro di più veramente tra tutti quelli che ho provato e ne ho provati un bel po'. Ho provato anche quelli di Gerard Cosmetics, ma devo dire che non c'è paragone. Secondo me questi sono i rossetti liquidi che hanno una formulazione ideale veramente sia per tenuta sia per comfort sia per scrivenza, veramente sono eccezionali. Questo ce l'ho da veramente un casino di tempo, infatti è praticamente finito, anche se all'interno ce n'è ancora, cerco di prendere l'ultimo prodotto rimasto, ma veramente è finito. Però, siccome volevo un attimo cambiare, oggi in realtà volevo mettere questo qui. Questo è un gloss preso da Lidl nella colorazione 15 e vediamo come sta su questo look. Dovrebbe starci molto bene, quindi applico questo. Ha un profumo veramente buono di frutti rossi. Quando per esempio applico un gloss e non voglio un effetto super strong, cerco di applicarne pochissimo, infatti rimuovo l'eccesso, faccio questa cosa qui in modo che l'eccesso vada via e vedete che il risultato è molto 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 più sobrio, sicuramente più adatto a questo look. Io spero che questo look vi piaccia, a me ricorda tantissimo quando ero alle prime armi, iniziavo a truccarmi ed ero piccolissima perché ho cominciato veramente da piccola e non avendo tantissimi strumenti né tantissimi trucchi a disposizione, utilizzavo la matita per creare questo smoky e quindi creare un look da sera. Io spero inoltre di esservi stata d'aiuto. Se non volete perdervi nessun consiglio tutti i giorni, potete seguirmi su Instagram, mi trovate come Plutone. Se invece non volete perdervi nessuna mia recensione e tutti gli articoli che ho scritto, vi rimando al mio blog plutone.eu. Vi lascio il link giù. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo come sempre ogni sabato e lunedì in un nuovo video.